anche se mancano ancora circa 2 mesi all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, i fan del programma sono già in fermento. Tra le domande più frequenti c'è quella relativa alla partecipazione di Riccardo Guarnieri, uno dei protagonisti storici del Trono Over. L'interesse verso Guarnieri non è mai scemato, soprattutto dopo la sua relazione con Ida Platano, che ha tenuto il pubblico incollato allo schermo per molto tempo. Il 4 luglio, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha risposto a un follower su Instagram riguardo la possibile presenza di Riccardo Guarnieri nella prossima stagione di Uomini e Donne. Alla domanda, secondo te rivedremo Riccardo? Pugnaloni ha risposto in modo chiaro e diretto. Lui è fidanzato, quindi è impossibile no? Questa risposta ha chiarito molte delle speculazioni che circolavano sul web. Riccardo, infatti, è fidanzato da circa un anno con una giovane concittadina e recentemente ha condiviso sui social network una foto di coppia in una località di mare, ufficializzando così la sua relazione. Riccardo Guarnieri manca dagli studi di Uomini e Donne da maggio 2023. Dopo la pausa estiva di quell'anno, il cavaliere non è più tornato negli studi del programma e solo diversi mesi dopo, Maria De Filippi ha confermato i rumor che lo volevano fidanzato con una persona esterna al dating show. Il personal trainer pugliese ha deciso di vivere la sua nuova storia d'amore lontano dai riflettori, esponendosi pubblicamente solo molto tempo dopo, sia attraverso un'intervista al magazine della trasmissione che sui social network. La scorsa primavera, Guarnieri ha chiesto ai fan di non accostarlo più al suo passato sentimentale, nel rispetto della sua nuova compagna. Tuttavia, alcuni fan sembrano ancora incapaci di separare la vita attuale di Riccardo da quella passata con Ida Platano. Se Riccardo è felicemente fidanzato e non intende tornare a Uomini e Donne, la situazione è diversa per Ida Platano. Nonostante l'esperienza da tronista, Ida è ancora single. Attualmente, la parrucchiera bresciana è in vacanza e utilizza i social anche per rispondere alle critiche degli haters. In particolare, ha affrontato gli insulti relativi al suo aspetto fisico, spiegando di soffrire di una patologia che rende le sue gambe grosse. All'inizio stavo male, ma ora ho imparato a riderci su, ha dichiarato Ida. L'assenza di Riccardo Guarnieri nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne lascerà sicuramente un vuoto per molti fan. La sua storia con Ida Platano è stata una delle più seguite e discusse degli ultimi anni. Tuttavia, la nuova stagione promette comunque tante sorprese e nuovi protagonisti pronti a mettersi in gioco. Maria De Filippi e il suo team sono sempre alla ricerca di nuove storie e nuovi volti per tenere alta l'attenzione del pubblico. Anche senza Riccardo, il Trono Over continuerà a regalare emozioni, conflitti e storie d'amore che sapranno conquistare i telespettatori.